Allora, la pasticceria Breda, che deve il suo nome al fondatore Plinio Breda, nasce nel 1967. Plinio Breda, allora capo pasticcere di una delle pasticcerie più famose di Padova, del centro storico di Padova, decide di intraprendere la sua attività in proprio e si trasferisce in via Umberto 26, dove esisteva già una pasticceria, la pasticceria dell'Antone, i quali titolari, stanchi ormai dell'attività, ormai sulla via della pensione, cedono l'attività e Plinio si trasferisce qui. E dal 1967, per cui la pasticceria inizia la sua attività e rimane, è rimasta, diciamo, invariata fino ai giorni nostri, con ovviamente una serie di cambi di gestione. Plinio rimane fino alla metà circa degli anni 90, lavora con lui il figlio Ennio, che lo ha sempre supportato fino all'inizio della sua attività, parte come garzone di bottega con l'ape a portare le brioche, ma poi insomma impara il lavoro e diventa poi lui il titolare dell'attività negli anni 90. Seguono una serie di, quasi sono 20 anni, più di 20 anni, 30 anni anzi, di attività fino ad arrivare ai giorni nostri. Ennio, ovviamente, insieme alla moglie Fiammetta, che sono l'anima pulsante dell'attività della pasticceria. Fino ad arrivare ai giorni nostri, 2 anni fa, la terza generazione, io, e che ho sposato la figlia di Ennio, Diletta, io e Diletta appunto rileviamo l'attività 2 anni fa. Subentriamo ovviamente i primi 6 mesi, siamo rimasti tutti insieme a lavorare, poi c'è stato il cambio definitivo. E diciamo che, se possiamo definire un elemento di continuità, oggi i pasticceri che noi abbiamo utilizzano ancora le ricette di Plinio, e questa è una cosa su cui io tengo molto, a cui tengo molto. Chiaramente ci sono state delle evoluzioni, perché la pasticceria si è evoluta e anche noi cerchiamo di prendere e di coniugare alla pasticceria della tradizione, che fa la padrone qui nella pasticceria Breda. Abbiamo un occhio ovviamente di riguardo verso quello che è la pasticceria più moderna, ma sempre partendo dalla tradizione. E come tradizione veramente faccio riferimento a quelle che sono le ricette di Plinio che i pasticceri ancora oggi utilizzano, scritte in un modo incredibilmente bello, con una calligrafia fantastica e chiarissime. Anche un neofita può veramente mettersi a fare un dolce, perché sono spiegate in un modo magistrale e che utilizzano ancora oggi. La pasticceria, diciamo che vive del suo cavallo di battaglia, che è la pazientina. Pazientina, che è un dolce tipico di Padova, fatto con una base di pasta bresciana, di Spagna, marsala, all'uovo, zabaione, cioccolato. Fatta, come ho detto prima, ancora con la ricetta che si faceva più di 50 anni fa. Chiaramente a questa abbiamo aggiunto tutta una serie di i dolci della tradizione che continuiamo a fare, ma abbiamo anche inserito da qualche anno, specialmente con Fiammetta, della pasticceria un po' più moderna, un po' di cake design, un po' di cose che ovviamente il mercato di oggi richiede, ma ripeto, sempre partendo da quella che è la tradizione, quindi la crema di una volta, la cioccolata di una volta, gli impasti di una volta, le brioche fatte come una volta. E siamo molto attenti a mantenere questa linea di produzione, questa linea di vendita. Chiaramente siamo in una via di grande passaggio, siamo negli anni nel 2020, per cui 2023, per cui dobbiamo ovviamente rivolgerci a un mercato che è in continuo movimento, in continuo fermento, e per cui la pasticceria ha cambiato anche tipologia. Facciamo molta pasticceria mignon, perché oggi ovviamente, a differenza di una volta, che la domenica si usciva e si compravano le paste grandi, i cavarei di paste grandi, oggi il mercato è cambiato completamente, la gente mangia magari più pasticceria mignon, mangia delle cose un po' più moderne, un po' più delicate, però comunque non possiamo fare a meno di tutta una serie di prodotti che sono qua veramente da tantissimi anni, le bresciane, la greca, la punta, le paste, che insomma sono veramente su questi banchi da tanti anni, insieme a tutta una serie di pasticceria moderna che inevitabilmente abbiamo dovuto fare.
Sì, il nostro cavallo di battaglia è la pazientina, che facciamo in mille modi diversi, dalla pasta alla monoporzione alla torta, che va dai 4 alle 4 porzioni ai 10, 12, 15, 20, ai 50. Anche le torte di laurea, che uno volendo si può fare la pazientina. Ma la pazientina ci sono diverse origini, diverse radici sul nome del, proprio della, sulla, su come è nata la pazientina. Il nome della pazientina deriva sicuramente dalla pazienza che ci vuole per farla, perché la lavorazione del cioccolato plastico è veramente complessa e importante. Ma quella forse più veritiera è che i monaci la davano nelle loro strutture ai pazienti come ricostituente, proprio per le capacità e per il proprio apporto calorico, per la propria struttura importante, per cui da qui forse il nome più importante della pazientina, quella, l'origine più veritiera del nome. Ma intorno al, credo, il 1600, quindi veramente tanti anni. Ma la cosa strana è che è un dolce tipico di Padova, ma molti padovani non la conoscevano fino a qualche anno fa. Poi probabilmente un po' i social, un po' la televisione, un po' qualche trasmissione, che ovviamente in questi anni in cui si parla sempre di cucina, di food, di pasticceria, è un po' ritornata sugli scudi. Noi la facciamo da tanti anni, per cui ci meraviglia un po' questa cosa, perché c'è gente che ci chiede se facciamo la pazientina. La pasticceria, ripeto, dal primo anno di fondazione la faceva. Un altro dolce tipico anche che faceva Plinio Breda è stata uno dei cavalli di battaglia delle pasticcerie più famose di Padova, che è la Millefoglie, che anche noi continuiamo a fare sempre con le ricette di una volta. Posso raccontare la mia esperienza, che io ho avuto per tanti anni un locale che era un locale molto piccolo nelle piazze, nel centro storico di Padova. Sono entrato in pasticceria 2 anni fa e quindi ho iniziato a confrontarmi da 2 anni con questo mondo nuovo, seppur gestivo comunque un locale, ovviamente con delle difficoltà diverse, perché qua si tratta di gestire molto più personale e si tratta di gestire delle figure professionali molto complicate, che il pasticcere al giorno d'oggi è una professione molto bella ma molto difficile da portare avanti. Perché? Perché i giovani di oggi fanno fatica, intanto ovviamente è difficile perché ci sono degli orari assurdi e al giorno d'oggi i ragazzi, specialmente i più giovani, fanno fatica a scendere a compromessi con questa vita. Purtroppo è un lavoro dove si lavora quando gli altri fanno festa, anzi soprattutto quando gli altri fanno festa. Noi celebriamo le festività, i compleanni, i Natali, le Pasque, e quindi ovviamente nei momenti più di stacco del lavoro delle persone normali noi lavoriamo il doppio. E di qui appunto la difficoltà nel cercare di reperire delle persone che, intanto delle persone capaci, e delle persone che al giorno d'oggi abbiano voglia di sacrificarsi per questo tipo di professione, che richiede veramente dei sacrifici importanti. E il lavoro del pasticcere è un lavoro di grande sensibilità, intanto di conoscenza del prodotto, che non è solo svegliarsi la mattina, venire, aprire l'attività, aprire la bottega, aprire il laboratorio e creare delle misture di prodotti, è proprio conoscere il tipo di prodotto, conoscere le lievitazioni, conoscere le temperature dei forni, conoscere tutta una serie di problematiche che chiaramente i giovani non conoscono e che invece pretendono invece di sapere subito, perché magari hanno fatto quei corsi veloci che sono presenti sul mercato. Ma per fortuna noi abbiamo avuto io personalmente ho avuto la fortuna di trovare dei collaboratori molto validi, qualcuno meno giovane, qualcuno appunto più giovane, che hanno passione veramente da vendere, per cui abbiamo uno staff, finalmente dopo 2 anni posso dirlo, che sono stati 2 anni di vicissitudini importanti, non dimentichiamoci anche il periodo del Covid, per cui che ha tagliato le gambe un po' a tutti, ma adesso devo dire siamo riusciti a trovare la quadra in laboratorio con dei pasticceri all'altezza, gente che ha voglia. Il pasticcere diciamo che viene a lavorare relativamente presto, perché comunque i primi che arrivano alle 5 del mattino, quindi a differenza di quello che si può immaginare, magari si arrivi tanto presto, qui il laboratorio inizia a lavorare alle 5 del mattino e vanno avanti fino alle prime ore del pomeriggio, diciamo, intorno all'ora di pranzo. Chiaramente si dà la priorità alla creazione delle brioche, perché sono le prime cose che si vendono la mattina. Noi poi serviamo anche qualche attività, per cui
le prime cose che si fanno sono le brioche, a seguire poi tutto quello che esce nel nostro banco, quindi la produzione di pasticceria normale e mignon, e poi tutte le lavorazioni della settimana, i dolci vari che abbiamo in nota e tutta la, tutto quello che segue ovviamente la, il periodo della, di riferimento. Una volta i pasticceri facevano tutto, oggi come oggi i pasticceri, almeno quelli con cui ho avuto a che fare, fanno solo una cosa, invece oggi bisogna spaziare a 360 gradi, perché la pasticceria non deve essere solo pasticceria, la pasticceria deve fare anche il salato, noi infatti facciamo anche quello, aperitivo, i pranzi, oggi come oggi bisogna essere competitivi su tutti i tre fronti della, dell'attività e della giornata lavorativa, per cui chiaramente il focus nostro è quello della pasticceria, ma bisogna essere preparati anche su tutto il resto. E quindi l'evoluzione secondo me è quello di cercare, secondo me c'è un ritorno indietro ai gusti delle origini. La pasticceria ha seguito un'evoluzione incredibile, ma io vedo che la gente vuole ritornare ai gusti di una volta, alle creme di una volta, alla pasticceria vera di una volta. E per cui l'abilità del pasticcere è quella di cogliere, secondo me, i cambiamenti del momento, ma fermo restando che è un po' il credo della nostra pasticceria, fermo restando quelle che sono le origini, le basi che devono essere fatte sempre nel modo perfetto, nel modo migliore. Io credo di sì, la tradizione fatta bene, fatta in modo moderno, vince sempre, secondo il mio punto di vista.